A lezione di gioco di squadra dal CT Azzurro, campione del mondo. È stato un incontro speciale, quello al quale ha partecipato Marcello Lippi venerdì pomeriggio nella sala dell'Annunziata a Pietrasanta. Di fronte al mister pluricampione, una platea di giovani soci della banca di credito cooperativo della Versilia Lunigiana e Garfagnana. Non tornerò ad allenare una squadra in panchina, ha esordito Marcello Lippi, che ha risposto con generosità alle domande e alle curiosità dei ragazzi. L'allenatore deve essere una guida forte, sicura, che è in grado di portare la squadra a raggiungere dei risultati. Non deve essere né un fratello maggiore, né un papà, né simpatico, né antipatico, deve essere una guida. Nessuno è forte da solo, è un po' la sintesi del messaggio. Lui è forte come tutti noi, e diciamo che è il sinonimo di squadra. Non esiste una persona che da sola è più forte di un gruppo di persone, per brava che sia. La squadra, l'affiatamento, e così lo stiamo notando anche in questo club di giovani soci. C'è un grande affiatamento, una grande voglia di dimostrare la forza dei giovani, è una grande coesione di gruppo, ed è quello che noi auspicavamo ed è quello che noi stiamo vedendo che è in essere all'interno del gruppo, per cui l'obiettivo per noi è stato raggiunto. A suggellare l'incontro con Marcello Lippi, la consegna al mister delle magliette ufficiali del club giovani soci della BVLG, fondato a inizio anno e da poco al lavoro. Abbiamo tante iniziative in mente, un programma bello ricco, ci siamo divisi in gruppi, quindi un gruppo impresa che si dedicherà maggiormente a questi temi che toccano le imprese, soprattutto i giovani imprenditori e le difficoltà che trovano nella società di oggi. Poi un gruppo cultura, quindi con tutta una serie di eventi attinenti proprio alle materie culturali, e un gruppo sport e sociale che toccherà manifestazioni sportive o insomma assistenza anche a associazioni che lavorano e sono molto attive sul sociale.